una nuova mostra, una nuova iniziativa del Comune di Desenzano, nel castello di Desenzano. Banschi, dice chi è Banschi? E assessore Francesca Serini, chi è Banschi e cosa mostra? Magari si potesse dare oggi in diretta l'informazione di chi è Banksy. Sono contenta di poter portare in castello a Desenzano per i prossimi 3 mesi una mostra di assoluta qualità e di eccellenza. Da quando abbiamo iniziato nel 2018, tanti sono stati gli artisti di fama nazionale e internazionale che hanno potuto essere visitati qua all'interno del Mura del Castello. Oggi arriviamo veramente a una punta di eccellenza all'interno della nuova scena artistica a livello internazionale. E tanti i vari artisti che si sono succeduti in castello rappresentavano proprio vari aspetti delle arti figurative. Qui arriviamo proprio al mondo contemporaneo con la street art, un'arte di denuncia ma legata essenzialmente ai temi della nostra vita quotidiana. E quindi un'arte che ci fa riflettere attraverso l'ironia sulla politica, l'ecologia, l'ambiente, tanti temi attuali che vengono rappresentati. È una mostra collettiva perché sì, sono in esposizione le opere di Banksy, ma non solo, di tutto il movimento legato alla street art. La mostra si terrà nel castello fino a luglio 2022 e spero che possa suscitare l'interesse sia da parte dei cultori, ma sia da parte dei tanti turisti che popolano e visitano Desenzano. Quindi Desenzano merita la qualità e con questa mostra abbiamo voluto dare chiaramente un segno che va in questa direzione. Ingresso libero, mascherine, tutto. Allora, per quel che riguarda le norme Covid, ovviamente ci adatteremo come sempre a quelle che sono le indicazioni. L'ingresso è a pagamento, come è successo in tutte le mostre di artisti importanti come Picasso, Caravaggio, Warhol che si sono succeduti in questi anni. Poi, a seconda dell'età, se si è residenti o meno, ovviamente ci sono delle scontistiche particolari. Mostra importante, Matteo Vanzana, il curatore di questa mostra. Diciamo che è ancora un po' in allestimento perché qualche opera sta ancora arrivando, però insomma il castello di Desenzano è pieno. Ci spiega un attimo di questi artisti che espone? Noi abbiamo voluto creare non solamente una mostra di Banksy, ma su Banksy, spiegando al visitatore qual è il messaggio che porta avanti l'artista di Bristol, ma anche un messaggio che storicamente tutti questi artisti hanno voluto regalarci. È per questo che abbiamo affiancato alla personale delle opere di Banksy, tra l'altro due arriveranno oggi direttamente da Londra, tutti gli artisti, anche storici come i Keith Haring alle mie spalle e la splendida opera di Jean-Michel Basquiat. Un lungo percorso di messaggi sociali ed etici che questi street artist insistentemente ci regalano sui muri.